In Italy 2023 abbiamo visto che c'è tanta, tanta voglia di italianità, oltre che di vino. Gianpietro Comolli. Sì, molto. Molto italianità. Tutto quello che Vinitaly poteva mettere sul piatto della bilancia lo ha messo, sia in termini politici, con le presenze di tantissimi e autorevoli membri del governo, tutti orientati a valorizzare questo Made in Italy, la cucina italiana, addirittura candidata a patrimonio della umanità, e in più una qualità dei vini sempre migliore e anche una importante valorizzazione del vino collegato al territorio, quindi un vino che diventa ambasciatore turistico e il territorio di produzione è il luogo dove questo avviene come attrazione. Abbiamo tanti numeri buoni, ottimi, ancora di più. Come facciamo a valorizzarli e a venderli? Beh, allora, l'Italia è il primo produttore al mondo di vino, è il primo esportatore al mondo di vino, è il terzo consumatore, e quindi secondo me è molto importante questo, perché in un momento in cui anche l'aspetto salutistico, l'aspetto che riguarda la questione alcolica, tanto per intenderci, l'Italia figura al 20° posto all'interno dell'Europa. Questo a dimostrare quanto noi italiani siamo oculati, misurati anche nel consumo del prodotto, dell'asset nazionale quale può essere il vino. È una situazione economica molto importante, perché esportiamo per circa 9 miliardi di euro e abbiamo una produzione oramai su tutte le guide mondiali. Le nostre cantine, le nostre aziende vitivinicole sono delle aziende che meritano veramente di rappresentare il paese nel mondo. Il nuovo governo qualcosa sta facendo, ma cosa potrebbe ancora fare per aiutare le aziende? Beh, sicuramente in questo momento un gravissimo problema è la mancanza di manodopera, la mancanza di persone che in vigneto o in cantina siano di supporto nei momenti strategici importanti. Io penso alla vendemmia, penso al momento della potatura, quando, come i dati statistici dicono, mancano circa 18-20.000 persone all'anno solo per il settore vitivinicolo. Dobbiamo cercare di fare delle scuole, della formazione di giovani. Fare oggi l'agricoltore non è più come una volta. I nostri nonni sicuramente hanno lavorato molto, ma molto di più oggi che i nipoti a fare lo stesso mestiere. In più è un settore, è un lavoro che può sicuramente avere due grandi pregi: la capacità di un reddito utile, buono, e soprattutto, diciamo così, l'importanza di essere sul territorio e tenere curato, presidiato il territorio collinare montano, dove si può andare oggi a impiantare una viticoltura eroica molto, ma molto importante, come anche nelle isole minori, dove la presenza della vite vuol dire anche curare il territorio ed essere attrattivo. Il buon vino lo si fa dalla vigna alla cantina, ma con tanta tecnologia oggi. Sì, sicuramente il vino ha bisogno di essere supportato da un modello produttivo e da fattori di produzione sempre più legati alla tecnologia. Vediamo benissimo il grande successo che ha avuto lo spumante italiano, dove effettivamente il metodo italiano, cioè lo spumante ottenuto attraverso le grandi botti, la qualità che ha raggiunto grazie alla tecnologia, grazie alla capacità degli enologi di mettere insieme la naturalità del prodotto con quello che può essere un sistema di lavorazione che dia la massima garanzia al consumatore, curando quegli aspetti particolari del gusto, della morbidezza e anche della freschezza che oggi sono alla base di un ottimo vino, soprattutto spumante con le bollicine.